L'obbligo vaccinale viene difeso dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha respinto un ricorso presentato da 672 fra vigili del fuoco professionali e volontari. Il ricorso è stato inoltrato alla Corte contro la legge francese che impone loro l'obbligo di essere vaccinati contro il SARS-CoV-2. I vigili del fuoco, nel loro esposto, chiedevano alla Corte di Strasburgo di imporre alla Francia una serie di misure urgenti, sostenendo che la legge francese emanata il 5 agosto per gestire l'emergenza sanitaria viola i loro diritti, tra cui quello alla vita e quello al rispetto della vita privata e familiare. Si chiedeva di sospendere l'obbligo vaccinale, in alternativa di sospendere l'impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato oppure di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati. La Corte europea dei diritti umani ha respinto la richiesta delle misure urgenti in quanto la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un'azione immediata. Strasburgo può imporre ad uno Stato misure urgenti solo nel caso ci sia un reale pericolo per la vita o l'integrità fisica di una persona. Tuttavia la stessa Corte ha sottolineato che la decisione di non accordare il ricorso richiesto in questo caso non impedisce un successivo ricorso sulle rimostranze dei vigili del fuoco per determinare se vi è stata una violazione dei loro diritti.